Eccomi, book haul. Non potevano fare questo book haul per il semplice fatto che, via il dente e via il dolore, essendo uscito questo, ho dovuto. Non potevo comprare solo questo, quindi qualche regaluccio me lo sono concesso. Allora, e tu dirai: ma sì, anche tu hai comprato Harry Potter e la maledizione dell'erede? Ebbene sì, perché io ho una testa pensante e non me ne può fregare di meno se la maggior parte dei booktuber di mezzo mondo ha detto che fa cagare, non me ne può fregare di meno e lo voglio leggere e farmi una mia opinione. Quindi non sto nemmeno a farti vedere all'interno che sia scritto esattamente come un'opera teatrale. D'altronde Jack Thorne è un autore di teatro, quindi che cosa ci si poteva aspettare se non altro? Va bene, andiamo avanti. Mi sono regalata anche di Lucy Maud Montgomery, Anna dei capelli rossi. Ta-da! Io ho adorato il cartone animato di Anna dei capelli rossi. Qua c'è un po' di riflesso. Questa è un'edizione burra al costo di 9,90. Io ovviamente l'ho fatta arrivare tramite IBS, quindi c'era lo sconto. comunque ho adorato da matti il cartone animato di Anna dei capelli rossi. Anzi, devo avere anche tutti i DVD di Anna dei capelli rossi e ho voluto assolutamente regalarmi il libro perché no, devo leggerlo. Devo leggerlo, voglio ritornare bambina, come un po' per il giardino segreto. Quindi anche questo. Dopodiché mi sono regalata Il grande mare dei Sargassi di Jane Rice perché Lia, il canale Parola di Panna, ha detto che questo è un. Sai che non mi ricordo più se hai detto che anticipava o e veniva dopo. Insomma, parla un po' del romanzo di Jane Eyre, dei personaggi di Jane Eyre. Quindi ero curiosa, molto curiosa, di averlo e di leggerlo. È microscopico, veramente piccolino. C'ha anche la plastica intorno e io voglio assolutamente vedere all'interno come è scritto. Quindi, plastica show. Beh, non è scritto neanche piccolissimo. Mi piace questa cosa. Ale, anche questo. Poi, mi ha contattato una ragazza che si chiama Laura Ferrari e mi aveva chiesto se avevo voglia di recensire il suo libro. Non me l'ha regalato, l'ho comprato io perché comunque sia mi incuriosiva, anche la copertina mi piace molto. E è un giallo, si intitola Temporale a Trafalgar Square, è questo, guarda che carina la copertina. Questa è un'edizione You Can Print, quindi so cosa vuol dire, cara Laura, perché anch'io ho scritto tramite You Can Print e costa 12 euro. Sono troppo 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 curiosa, quindi sì, mi sa che questa sarà una delle prossime letture che farò. Dopodiché, ups, Jeffrey Deaver, Bacio d'acciaio, se lo senti, è troppo tardi. Questo me l'ha regalato mio fratello, edizioni Rizzoli, al costo di, azz, Jeffrey, te fai pagare 20 euro. Molto bene. Però il mio amico Jeffrey, il solito uomo inquietante. Dopodiché, ultimo libro acquistato, sono entrata in libreria perché ieri è stato il compleanno di mia cugina e potevo forse non regalarle un libro, ma essendo mia cugina accanto a me, non potevo farle vedere che compravo un solo libro. Ne ho comprato un altro. Ta-da! Tre tazze di cioccolata di Carl Santos. È un'edizione, non lo so, Salani, no, Tia, Tia, sempre della Salani, al costo di 13 euro. È cicciottino, mi piace, è scritto anche abbastanza grande. Mi ispirava un sacco perché qua davanti dice la storia di tre donne unite nel tempo dalla stessa dolce passione. E dietro due frasi mi hanno colpito. Una del Corriere della Sera che dice: un'autrice che sa dare soddisfazione al lettore e l'altra dell'Avanguardia, tre tazze di ottima letteratura. Non potevo lasciarmelo scappare con queste premesse, quindi
Ecco qua, il mio piccolo Bucol. E ok, ci vediamo al prossimo video. Bacioni. Ah, fatemi sapere se qualcuno di questi libri l'avete già letto e ditemi cosa ne pensate. Se ci sono cose negative su Harry Potter, non scrivetemele perché ne ho già sentite abbastanza. Grazie. Bacioni. Ciao ciao.